Restiamo in tema di spettacoli, in questo caso musica, alla Spezia, una mostra racconta con tante fotografie gli inizi dei Beatles. Vediamola. Un'immagine dei Beatles agli esordi di Amburgo nel 1960 con nella formazione ancora Pete Best e Stuart Sutcliffe. Lo scatto è di Astrid Kircher, tedesca studentessa d'arte che diventerà la fidanzata di Stuart. Sutcliffe si fermerà con lei in Germania per seguire la sua vera vocazione, la pittura, e Astrid diventerà la fotografa di fiducia del gruppo di Liverpool. I suoi lavori raccolti e catalogati hanno dato vita alla mostra inaugurata nei locali della Fondazione Carispezia. È la storia dell'inizio dei Beatles, la band che ha aperto la cultura popolare in Europa, ma anche nel mondo. Dopo Elvis sono stati quelli che hanno portato la rivoluzione nella musica pop rock, e questo è l'inizio della loro storia con Astrid Kircher, la fotografa che li ha immortalati, ma anche che gli ha regalato il famosissimo look a caschetto che tutti abbiamo negli occhi. Il suo era un punto di vista molto personale. Sì, non solo personale ma anche intimo. Astrid era prima di tutto un'amica. Si conobbero che erano entrambi ragazzi, appena più che ventenni. Anzi, George Harrison aveva 17 anni, ancora non era neanche maggiorenne. E inizia appunto una relazione, un'amicizia che ci regala degli scatti che sono appunto molto intimi. Li vedrete nella mostra, abbiamo anche alcuni scatti dei Beatles in vacanza con Astrid, quindi in costume da bagno a Tenerife, immagini che uno non si aspetta di vedere. Colpita dalla morte prematura di Stuart nel 1962 e stretta nel ruolo di fotografa dei Beatles, dal quale non riesce più ad emanciparsi, Astrid nel 1967 posa la macchina fotografica per sempre.